distruggere la natura. Secondo me è molto interessante questo passo di Sofocle per questo motivo, perché si vede il contrasto tra la Tiuche, tra la natura, tra i satiri, tra il dionisiaco e quello che sarà poi invece lo sviluppo della tecnè, della razionalità, della misura, dell'etica del giusto mezzo, di quello che ci porterà poi a quello che Nietzsche chiamerà il nichilismo, cioè la supremazia della tecnica. Il relativismo dei valori, eccetera, eccetera. La tecnè, l'uomo, distrugge la natura, distrugge e distruggerà, come dice Nietzsche, anche la tragedia greca attraverso Platone, attraverso Aristotele, attraverso lo sviluppo di un pensiero razionale, misurato e oggettivo, scientifico. Facciamo una pausa. E poi passiamo a Platone e Aristotele. È la decadenza della tragedia greca, della cultura dionisiaca. Con Platone, aristocratico e allievo di Socrate, c'è una svalutazione dell'arte. L'arte per Platone non è razionale, è portatrice di menzogne. L'arte rappresenta la copia della copia. La copia, già la realtà per Platone è una copia delle idee, del mondo delle idee. Figuriamoci l'arte che è la copia della copia, che valore può avere? L'amore, i sentimenti e le passioni per Platone sono menzogneri, sono portatori di menzogne. Attraverso vari dialoghi, Platone lascia parlare il suo maestro, Socrate, che espone questa menzogna dell'arte, questa svalutazione, questa denigrazione dell'arte, denigra l'arte in tutti i modi. In particolare nel Protagora, Socrate ci dice che la deliberazione morale deve essere guidata dalla tecnè, dalla misura. La deliberazione morale, così come qualsiasi altra cosa, deve essere sottoposta alla determinazione, alla misura. Deve essere la tecnica, la tecnè, la scienza. A dover deliberare anche moralmente. Il giusto è sempre il giusto, l'idea di giustizia è quella, non si scambia. La Tiuche non ha nessuna influenza sull'idea di sulla giustizia e sulle proprie deliberazioni morali. Platone, attraverso questi dialoghi che sono il Protagora, l'Alcibiade, in cui Socrate durante un simposio viene avvicinato da Alcibiade che gli fa delle avances più o meno esplicite, e Socrate lo scaccia malamente, dicendo che Alcibiade è un uomo in preda alle passioni, non è un essere razionale, lo schifa, lo manda via malamente. Soprattutto dice che a lui piace la chiacca. No, a Socrate piace la ragione, la razionalità, è un essere razionale, secondo Ci stanno Platone. riprendendo, immagino più Infatti. Altro dialogo in cui Platone parla delle passioni e dell'arte è il simposio. Il passo che abbiamo scelto riguarda proprio il simposio e parla dell'idea di bellezza. Il bello particolare, quindi l'amore, per Platone, che lascia parlare Socrate, non ha alcuna valenza, perché l'unica cosa che può essere bella è l'idea di bellezza e basta. Vediamo. Malato, Indubbiamente. malato. Andiamo a vedere il passo del simbolo. Leggiamo in greco e in italiano. Facciamo una lettura mista. Una lettura mista. Cioè, proprio lì è bella l'idea di bello. Abbiamo la supremazia totale della tecnica. Abbiamo quello che Nietzsche chiama il nichilismo. Sì. Non c'è più la tiuche, l'uomo non è più figlio del caso, ma l'uomo. Nasce un certo antropocentrismo nella cultura occidentale. L'uomo è colui che agisce, è colui che attraverso la tecnica modifica la realtà, è lì, proprio in questo si vede la sua superiorità rispetto alla natura e rispetto al caso, riesce a dominare il caso, secondo Platone, attraverso la tecnica. Non c'è più quella conflittualità che c'era nella tragedia greca. E questo lo vedremo nelle tragedie di Euripide. Che perdono quello smalto originale, quel legame con la Tiuche, abbandonandosi a una destrutturazione morale del vecchio mondo arcaico greco, ad un determinato relativismo che vedremo nell'Ecuba, ma vediamo prima Platone.
Ai on cae ute hypnomenon, ute apolumenon, ute auxanomenon, ute fatinon, epe tau temen calon, tenda iscron, ude totemen, tode, tote de u, ude pros mento calon, pros de, do, pros de tua iscron, udenta men calon, enza de iscron, ostisi menon calon, tisi de iscron, udau fantas tese, ai autoto calonoion, prosoponti, ude heires, ude allo, ude, consoma mete, metefe, udetis logos, udetis episteme, udet uon, en etero tim, oion en zo, en ge, e, en urano, e en toau. All'auto, catauto, metautu, monoidesa, eion, tade alla panta, calla e keinu, metecon, tatro, continato, iuton. Oion, ginomenon, tetonallon, caia col lumenon, medene che no mette di pleon, mette erton, vignes cae, mede, pasche in traduzione leggo io. Ah, così. No, non leggo tu. Allora. Dunque, per prima cosa, un bello che esiste perennemente e né nasce né muore mai, e non aumenta e non ne scema, e inoltre non è in parte bello e in parte brutto, né ora sì e ora no, né bello per un verso e brutto per un altro, né qui bello e là brutto, è come se fosse bello per alcuni e brutto per altri, né d'altra parte il bello gli apparirà come un volto, una mano o qualcos'altro che fa parte del corpo, né come un discorso, come una scienza, e neppure gli apparirà risiedere in qualcosa di diverso da sé, come a dire in un animale o nella terra o nel cielo o in qualche altro luogo, ma come qualcosa che è sempre in sé e per sé e ha un'unica forma, con tutte le altre cose facenti parte di quello in cui di quello in un certo modo si è fatto che, mentre le cose nascono e periscono, esso non diventa in nulla né maggiore né minore e non è soggetto ad alcun evento. L'idea del platonica di bellezza è incorruttibile, indistruttibile, soprattutto universale ed è unica. L'idea di bello non può mai essere particolare. Non può mai, Alessio non potrà mai essere bello per Platone, perché per Platone esiste solo la bellezza, solo l'idea di bellezza. Ma perché me ne... Ma non lo rivediamo, è presente. Platone tuttavia dice che dialoghi tardi si ricrederà parzialmente, soprattutto nel Fedro, e comincerà a concepire anche le passioni particolari come positive. Nel Fedro abbiamo sempre Socrate come portavoce del pensiero di Platone, che preso da un discorso con un giovinetto di nome Fedro, un bel giovanotto, diciamo, a cui Socrate, Socrate parla, gli fa più o meno lo stesso discorso che abbiamo fatto noi adesso, cioè deve diffidare delle passioni e di chi gli propone determinate passioni, in particolare nel Fedro e Lisia, il noto oratore greco. Tuttavia Socrate si ricrede, cioè un demone, parla a Socrate e lo convince del fatto che l'amore particolare non è del tutto sbagliato, ma l'amore particolare può funzionare come incentivo ad andare oltre, come stimolo per passare dall'amore particolare all'idea di bellezza universale. Platone ritratta in qualche modo le sue posizioni da anziano, tuttavia il suo ideale rimane sempre quello universale del mondo delle idee. In maniera differente da Platone abbiamo l'idea di deliberazione morale di Aristotele. Aristotele cerca di, al contrario di Platone, di eliminare il dualismo ontologico, cioè Aristotele non concepisce il mondo delle idee come la vera realtà, ma cerca di salvare i fenomeni, le apparenze, il mondo terreno. Cercando di salvare i fenomeni, Aristotele concepisce la deliberazione non scientifica, cioè morale, come una deliberazione non scientifica, non guidata dalle tecne, ma dagli eventi contingenti. L'uomo saggio, secondo Aristotele, sceglie al momento ciò che si deve fare, sceglie al momento secondo la propria idea di giusto mezzo, di giusta misura. Attenzione, perché Aristotele vuole eliminare la tecne
la misurazione dalla propria teoria morale, ma non ci riesce perché c'è comunque un'idea di misura, di giusto mezzo che lo guida, che può anche adattarsi alle contingenze, ma vi è inevitabilmente all'interno della sua teoria. E questo lo porterà, diciamo, ad una diversa prospettiva rispetto a quella che era la tragedia greca. E lo porterà a sviluppare una teoria della tragedia e della poesia, così come l'abbiamo spiegata prima all'inizio, che è distante da quella che abbiamo visto di Nietzsche, secondo cui la tragedia non rappresentava affatto il giusto mezzo, è un allontanamento dalle passioni estreme. Vogliamo vedere il passo di Aristotele oppure vediamo quello della poetica Vabbè, riguardo leggiamo alla tragedia? Aristotele, Etica Nicomachea 6. Il passo è tratto da Etica Nicomachea 6, 1142 a 23. La traduzione c'è tu? Sì, però la devo La leggi in greco nel mentre. Oti de promesi su che pisteme faneron. Tu gar escatu estin, osper heletai. Tu gar tractonto iuto. Antiche tai mendeto no. Omen garnus tonorum on uc estilorus et de tu escatu uc estine epistemer alais thesis u ectoni Dion alloia ais thanometha otito en tois mathematicois escaton trigonon. Dal stesso libro dell'Etica Nicomachea, la traduzione che la saggezza poi non sia sapere scientifico deduttivo episteme è evidente. Essa infatti riguarda il termine ultimo e il particolare, come si è detto. Tale infatti è la materia dell'azione. Essa quindi si contrappone alla conoscenza intellettuale, nous. Il nous infatti è proprio dei primi principi semplici, per i quali non si dà giustificazione esterna. La saggezza, invece, è propria del termine ultimo e del particolare, del quale non è scienza, bensì percezione. Non già la percezione degli oggetti particolari, bensì quella con cui avvertiamo, ad esempio, che nelle figure il triangolo è l'elemento finale. Una percezione quasi immediata, contingente, secondo Aristotele, quella là della deliberazione morale. Teoria che lo distanzia sicuramente da Platone, ma che a mio avviso non lo avvicina alla tragedia, allo spirito originale della tragedia. Andiamo a leggere la poetica o passiamo direttamente a Euripide? Allora, direi che la poetica la vogliamo giusto accennare, Sì, sì. poetica di un... Vabbè, sei più ferrato, cioè No, beh, io non l'ho spiegato prima, bene o male, qual è la teoria di Aristotele sulla poesia. Si parla soprattutto di epica e tragica, epica come racconto in versi. La poesia tragica, che non, secondo Aristotele, abbiamo detto, non rappresenta il particolare, ma l'universale, è un'imitazione dei fatti possibili, quindi è una mimesis, è un'imitazione della realtà. È questo che l'avvicina alla conoscenza etico-politica, come abbiamo detto prima. E la serve ad allontanare lo spettatore ideale dalle passioni estreme, rappresentandole attraverso la catarsi, cioè una purificazione. E lo spettatore vede la devianza dal giusto mezzo e si equilibra, equilibra i propri sentimenti. Questa è la teoria di Aristotele all'interno della poetica. Se vuoi tu vuoi leggere qualche passo. Insomma, giocare a GTA per non fare le cose di GTA. Esatto, esattamente, questa è la teoria Non di facciamo questo. video, sì. Siamo Euripide, direttamente così. Chiudiamo. Euripide. Euripide è considerato uno dei tre autori principali della tragedia greca, è l'ultimo grande autore. Euripide rappresenta delle distinzioni rispetto a Eschilo e Sofocle. Prima di tutto perché introduce un elemento ottimistico all'interno del finale della tragedia. Non c'è più il pessimismo originario, che legava l'uomo indissolubilmente al suo essere spregevole, figlio del caso, mortale, ma vi è una congruenza tra la natura, tra la tiuche, gli eventi e la volontà dell'uomo e il bene dell'uomo. Attraverso quale meccanismo? Attraverso il meccanismo teatrale del Deus Ex Machina. Deus Ex Machina è un dio che interviene alla fine del dramma e mette a posto le cose così. Ta-ta. Cioè non vi è
Cioè non vi è più quella profondità sofferente, non vi è più quell'apprendere attraverso la sofferenza, quel pathos che vi era all'inizio. Nell'Ecuba di Euripide, Ecuba dopo era la moglie di Priamo, re di Troia, che dopo la sconfitta della sua città viene fatta prigioniera dall'esercito dei Achei e si trova una figlia che è concubina di Agamennone, Cassandra. Un'altra figlia, Polissena, che deve essere sacrificata per placare gli dei da Ulisse. Il figlio Polidoro, che è stato mandato per salvarsi da Polimestore, vecchio amico e ospite di Priamo ed Ecuba,